Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono a bordo di un altro Beulas in versione mini, poiché vi porto sulle strade di montagna, vi porto nel paesino più alto del Friuli Venezia Giulia, vi porto a Sauris. Siamo a Sauris di sopra, 1400 metri sul livello del mare. D'inverno qua nevica spesso, nevica forte, bisogna montare le catene e serve il cambio manuale che ha questo Beulas. 6 marce, meccanica non più Scania, ma della MAN, come si può leggere qua sul volantone. Proprio il logo fa anche da clacson. È scomodissimo, va malissimo poiché in tanti tornanti devo suonare e devo schiacciarlo 3 o 4 volte per farlo suonare, però hanno scelto di metterlo lì, per cui non ci posso far niente. Beulas Midistar, lunghezza 8,80 m, quasi 9, per cui neanche piccolissimo, larghezza 2,50 m, che in montagna non aiuta. Aiuta per quanto riguarda il comfort interno dei passeggeri, è una bella rogna sulle strade di montagna, specialmente quando si incrociano turisti o comunque persone che hanno poca pratica con questa strada e che tendono a stare nel mezzo. Giusto sabato scorso ero sempre sulla stessa linea e per non toccare un'auto in galleria, seppur pianissimo, ho fatto fuori lo specchietto di destra, battendolo sulle sporgenze interne della galleria. Niente di tragico, però è comunque una seccatura, è comunque un lavoro in più per l'officina. Ovviamente è un autobus di classe 2, due assi, 36 posti a sedere e 8 posti in piedi nel servizio pubblico di linea. Eccolo qua. È un mini, però neanche così piccolo. Ovviamente i primi posti sono interdetti per l'autista a seguito delle norme sul coronavirus. La salita e la discesa dei passeggeri avvengono solo dalla porta posteriore. Spazio abbondante per la zona autista e non si fanno biglietti a bordo. I cavalli. Guarda che belli i cavalli sullo sfondo. Tac. Torniamo a parlare di cose carine, torniamo a parlare della meccanica. Dicevamo, cambio manuale a 6 marce, eccolo qua. Principalmente su questa strada salgo di terza e di quarta, anche se sui tornanti più stretti devo scalare in seconda. Uso massiccio del retarder in discesa, guai se non ci fosse, guai se invece di essere idraulico fosse elettromagnetico. Eccolo qua, tac, 4 scatti. Dicevamo, motore della MAN 6800 di cilindrata, 162 kW. Pinge discretamente, però in realtà spesso mi costringe a scalare. Se avesse quei 1000-2000 cc in più sarebbe molto meglio, anche perché il dislivello che affrontiamo ogni giorno in salita è davvero parecchio. Da un pezzo si sale fino alla diga, che è 1200 metri, poi si sale e si scende dalla Teis quasi tutte le corse, che è attorno ai 1200, poi si viene su a Sauris di sopra, che è a 1400. Ogni volta che veniamo su facciamo 500 più 200 più 200 più 200, per cui 1100 metri di dislivello in salita 3 volte al giorno. Va detto che questo modello è stato immatricolato nel 2005, non è recentissimo, per cui come annate è quasi in linea con gli altri modelli Beulas che avevo a Cividale. Si vede che ha la stessa impostazione ergonomica. Il primo giorno, appena visto, appena messo in moto, pensavo fosse un relitto di guerra. In realtà, guidandolo per più giorni, lo sto imparando ad apprezzare. Ci ho preso subito mano, ci ho preso subito occhio per le dimensioni compatte in lunghezza. Purtroppo, anche se la strada è davvero stretta, devo comunque allargarmi in parecchie curve. Cerco di usare in ogni svolta cieca il clacson per dare il tempo a chi proviene dalla parte opposta di frenare e di tirarsi in parte, anche se moltissimi non lo recepiscono. Voi che guardate questo video, se siete la guida su strade di montagna, quando incrociate un mezzo pesante, non cercate di passare a tutti i costi. Il codice della strada dice che l'autobus nelle strettoie ha la precedenza sulle auto e anche sui camion, in realtà, tranne sui complessi di veicoli. I complessi di veicoli hanno la precedenza anche sull'autobus, quindi auto con roulotte, autotreni, auto articolati, che per fortuna qua non se ne incrocia, c'è solamente quello di Wolf che va su e giù, e questi hanno la precedenza addirittura sull'autobus.
Invece auto e camion semplici da patente C devono dare precedenza. Fatemi un favore, non fermatevi nel mezzo delle curve. Se possibile, anticipate e fermatevi sul dritto, poiché in curva l'autobus taglia e smusa. Quindi, se voi in auto andate a incastrarvi nel mezzo di una curva su un autobus, non passa né l'autobus né voi, poiché appena sterza un po' o appena avanza, il fianco taglia tantissimo e vi viene addosso. Per cui, quando sentite o quando vedete da lontano un autobus, ma anche un camion, fermatevi se possibile sul dritto, rallentate, se non siete sicuri, accostate e lasciate che gli autisti passino. Poiché noi riusciamo a passare nello spazio strettamente indispensabile, avendo con gli specchi un'ottima visuale su dove è il nostro mezzo, sia lateralmente sia posteriormente. Devo dire che adesso sto facendo questa linea da un po' di giorni, l'ho già fatta per 2 sabati in questo agosto 2020, devo dire che è stata da paura veramente. Ho incrociato tante auto, tanti camper, tanti turisti che purtroppo non hanno né le misure della strada né le misure della propria macchina. Ho preso svariati spaventi, ho dovuto pestare sul freno svariate volte, poiché pochissimi si fermano a dar precedenza. Cercano tutti di venire avanti, tutti di passare, ma dove andate, ragazzi? Cioè, è inutile. Lasciate fare a chi è più visuale di voi. Ho incrociato tantissime auto nel mezzo della strada. Una di queste è stata la causa per cui ho lasciato lo specchio in galleria. Ho incrociato tanti camper. Tura un giorno mi sono dovuto fermare, accostare con la corriera per far due segni, per aiutare a manovrare, a tirarsi in parte uno di loro in modo che potessi passare con l'autobus. Ho incrociato anche alcune moto. Quando posso, appena vedo una piazzola, appena la strada lo consente o c'è una lunga visuale, lascio strada ad auto e moto, o mi tiro a destra o comunque metto l'indicatore di direzione quando sono sicuro che la strada sia libera, in modo che possiate sorpassare tranquillamente e tenere una velocità che sicuramente è più alta di quella che posso fare io con l'autobus. Moto nel complesso abbastanza brave. Qualcuno è arrivato un po' lungo, però ha sentito il clacson della corriera, quindi è riuscito a rallentare e a rientrare nella sua corsia per tempo. Ragazzi, anche in moto nelle curve cieche evitate di tagliare, cercate di arrivare a una velocità adeguata, perché se andate lunghi e per sbaglio ci sono io dietro, vi fate veramente male. Io sono appena rientrato a lavoro dopo 5 mesi di fermo causa incidente in moto, per fortuna non colpa mia. Andavo a 50 all'ora spaccati e mi sono fatto già male così. Ho rotto l'impossibile, ma questo magari lo approfondirò in un video dedicato. A proposito di due ruote, guardate un po' come si inganna l'attesa, come passo le pause. Sto leggendo veramente tante recensioni, poiché dopo aver distrutto nell'incidente la mia Honda CB1000, il prossimo anno vorrei ricomprare una due ruote che molto probabilmente sarà o una super naked o una turistica veloce. Devo capire che marca, che motore. Sono orientato verso un bicilindrico europeo, dopo il 4 giapponese, che abbia qualche bella vagonata di coppia. Vedremo che cosa succederà. Vi faccio vedere un po' il cockpit, i comandi. Qui abbiamo il cambio manuale 6 marce. L'ergonomia è molto simile a quella Beulas a cui ero già abituato coi mezzi che avevo l'anno scorso. E abbiamo un classico Thermo King per le regolazioni della temperatura. Abbiamo l'autoradio Blaupunkt, come sempre. L'AVM, la macchinetta TomTom. Non è un navigatore come si potrebbe pensare, ma questa macchinetta registra un po' di dati, ci dice quanta strada abbiamo percorso dall'ultima accensione e da quanto tempo siamo in moto, i consumi, ci avvisa di eventuali frenate brusche, ci avvisa quando è in moto ferma da troppo tempo. Penso sia uno strumento di controllo molto interessante che poi in qualche modo si riflette sulla condotta dell'autista. Immagino serva poi in un futuro a premiare gli autisti virtuosi o a richiamare chi guida da cani. Presumo sia questa la sua utilità, oltre a creare una banca di raccolta dati per l'azienda,
Ovviamente è una considerazione personale, in quanto sicuramente l'azienda ha bisogno di raccogliere dati sui suoi mezzi. Infatti, li stanno dotando tutti di questa macchinetta. Eccoli qua i nostri tre pedali, la nostra frizione, che per quanto scomoda è comunque utile su queste strade. La console centrale analogica, abbiamo contagiri, velocità, serbatoio, serbatoio aria, pressione olio e temperatura acqua, proprio classica classica. Nel mezzo abbiamo tutte le spie. Crono tachigrafo analogico che segna 494.000 km, niente male in 15 anni. Di qua abbiamo i pulsantini per disattivare la SR, il secondo per le sospensioni ad aria per abbassare o alzare la carrozzeria. Il terzo è il retarder sul pedale del freno che, come mi hanno consigliato, tengo disattivato, tengo il retarder esclusivamente sulla leva in modo che quando freno la risposta sia un po' più secca, più immediata e mi salvi un po' in caso di emergenza. Cosa devo dire ancora? Sulla sinistra abbiamo il reparto luci, fendinebbia, porte, bagagliere e sulla destra luci interne. Un difetto che ho notato, ma che ovviamente è comune per il peso del mezzo, è che quando pinzo con i freni in galleria sul ciottolato che è umido, perché mi è successo più di qualche volta in questi giorni che sono a far la linea, sempre causa auto che non si fermano o non tengono la destra o cercano di venire incastrarsi sui fianchi della corriera. Devo dire che quando si pinza va dritta. Svariate volte è intervenuto l'ABS a salvarmi la frenata perché ho dovuto fare delle frenate di emergenza e sul ciottolato entra proprio subito subito. Per cui, specialmente d'inverno, penso non sia così scontato scendere da su con nevischio, strada ghiacciata e chi più ne ha più ne metta. Non so se si nota in video, oltre alla mia pancetta naturalmente, ma mi è arrivata la divisa nuova, camicia e pantaloni estivi di quest'anno, un colore leggermente diverso, un taglio migliorato a mio parere, mi veste molto meglio, anche se ovviamente è sempre ultra classica, a me piacerebbe averla un po' più giovanile, un po' più sfiancata. Però la teniamo comunque così, mi sembrano migliori di quelle che avevo in ogni caso. Spettacolo, adesso aspettiamo di vedere le divise invernali e la giacca invernale che dovrebbe arrivare prossimamente. Il video è fatto a più riprese, l'ho sviluppato su più giorni in modo da potermi informare sul mezzo, in modo da poter fare qualche dronata. Ad esempio, oggi non si poteva volare poiché c'erano gli elicotteri militari in ricognizione per un evento benefico che si svolgerà il 4 settembre, per cui le dronate sono di 2 giorni fa. Forse in uno dei video esterni si vedono anche gli elicotteri. In particolare ce n'era due che atterravano e due che restavano in quota a fare questa ricognizione. Così mi sono beccato anche lo spettacolo dei 4 elicotteri militari. Poi a casa capirò se si vedono anche in video o meno. Mi piacerebbe assai fare il brevetto di elicottero e in un futuro lavorare con gli elicotteri. Se tra di voi c'è qualche buon samaritano a cui fanno schifo i soldi, che vuole donarmeli, vi lascio il mio PayPal in descrizione. Ah, guarda, sì.